Ben ritrovati telespettatori all'appuntamento con il videogiornale. In apertura la cronaca, torniamo a parlare di truffe, truffe ai danni di persone anziane, episodi che come sapete si moltiplicano e che corrono sempre più spesso sul web. L'ultimo fatto si è consumato ai danni di un anziano novarese, un uomo che aveva messo in vendita monete antiche in oro e orologi su Facebook. All'appuntamento si sono presentati in due a bordo di una Fiat Panda di colore rosso. Hanno finto di voler acquistare la merce e poi hanno strappato la borsa contenente i preziosi all'anziano e sono scappati a bordo della loro Fiat Panda. Ma ad accorgersi del fatto, un poliziotto fuori servizio che transitava di lì e che ha inseguito i due, i quali sono fuggiti in direzione Gagliate, in direzione Ticino, e durante la fuga hanno anche lanciato dal finestrino la refurtiva, che è stata prontamente recuperata e restituita all'anziano. Dei due nessuna traccia, ma sono in corso le indagini della questura. Ed ora altra cronaca, in Valsusa, a Bardonecchia, in provincia di Torino, dove come sapete ieri sera lo straripamento di un torrente vicino al centro urbano ha causato un vero e proprio tsunami di fango. All'origine di tutto ci sarebbe una frana imprevista, imprevedibile, tanto che il bollettino meteoclimatico della zona non prevedeva situazioni meteorologiche o geologiche avverse. Ieri sera, come dicevamo, questo tsunami di fango ha travolto auto e case, causando una sessantina di sfollati che dovrebbero rientrare nelle loro abitazioni entro la serata di oggi, un ferito e cinque dispersi che poi sono stati ritrovati, ma poteva andare molto peggio. Alcune auto sono state trascinate fino a 10 km di distanza dall'abitato e poi ci sono stati, come vedete nelle immagini, danni ingenti. Nei video postati sui social si vedono alcune persone che fuggono mentre alle loro spalle arriva una vera e propria ondata, uno tsunami di detriti. Una situazione davvero apocalittica. Fonti di informazione fanno sapere che sul posto manca ancora l'acqua in diverse zone. Tra l'altro si tratta di una località turistica dove in estate cresce il numero delle presenze. Intanto in queste ore il personale e i mezzi dell'ANAS è al lavoro per liberare la statale 335 dal fango. I lavori effettuati sono già ingenti, sono stati spostati detriti pesanti, comprese le auto, e il tratto interessato è lungo circa 2 km tra il chilometro 10 e il chilometro 11.700 della statale 335 di Bardonecchia. Ovviamente i lavori proseguiranno nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni. C'è grande preoccupazione anche perché sono attese nuove precipitazioni in nottata. Le città di Novara, di Nola in Campania e di Conversano in provincia di Bari unite da un grande nome, quello del poeta e scrittore novarese Giuseppe Regaldi. Ma sentiamo. Un po' di Novara, ma anche un po' di Nola in provincia di Napoli, a Conversano in Puglia, per una rassegna culturale davvero particolare nella quale il novarese d'adozione Felice D'Amico ha presentato il suo libro dedicato a Nola e alla città di Novara. Sì, il libro che avevamo già presentato qua a Novara lo scorso 15 ottobre è stato oggetto di discussione, di approfondimento nella città di Conversano. Grazie all'invito da parte dell'associazione Work in Progress di Savia D'Amato e della giornalista Maria Sportelli abbiamo approfondito, abbiamo analizzato il contenuto del libro, di questa pubblicazione, ma soprattutto i legami tra il novarese Giuseppe Regaldi e anche la Puglia. Giuseppe Regaldi nella sua vita ha vissuto in Puglia, dove ha scritto delle poesie, splendide poesie, e addirittura ha viaggiato e è sostato nelle città di Trani, di Conversano, di Lecce e di Tricase, tanto da definire la Puglia come la Bersabea d'Italia. Un legame che si rafforza dunque quello tra le città di Nola e Novara, che già nelle scorse settimane avevano sancito una sorta di gemellaggio. Sicuramente, perché come già ricordato la volta scorsa, ci saranno ulteriori sviluppi in questa attività, anche perché i cittadini di Conversano, in particolar modo l'associazione Work in Progress, è interessata a venire su a Novara, quindi a incrementare questo scambio culturale sulla figura di Giuseppe Regaldi, tant'è che sono in atto anche già a Conversano degli studi, degli approfondimenti, delle ricerche per meglio capire la figura del novarese, del poeta da novarese, e di cosa ha realmente fatto durante la sua permanenza in queste città pugliesi.
Ed ora ci occupiamo di salute, parliamo del mal di schiena e dell'aria condizionata con alcuni consigli importanti. Abbiamo intervistato il dottor Daniele Mazza, medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia e medico della Nazionale Under 21 di calcio. Siamo in collegamento con Daniele Mazza, che è medico chirurgo ed è uno specialista in ortopedia e traumatologia ed è medico della Nazionale Under 21 di calcio. Benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito, perché sono tantissime le tematiche che anche i cittadini ci richiedono, sono delle domande un po' inerenti anche alla stagione estiva in cui ci troviamo e degli accorgimenti invece sempre verdi che possono aiutare a aumentare la qualità della vita o ad affrontare determinati traumi o contusioni in questo periodo che si ripercuotono poi anche sul recupero in autunno e in inverno. Ma andiamo per gradi. Parliamo innanzitutto del mal di schiena e della possibilità anche di incorrere in traumi e in fastidi anche con l'uso dell'aria condizionata o in situazioni particolari. Che cosa significa avere il mal di schiena in estate innanzitutto? Ovviamente con il caldo sentiamo la necessità di dover utilizzare l'aria condizionata sia nel trasporto, quindi in auto, che a casa, e quindi nostra abitudine utilizzarla per rinfrescare l'ambiente, ma questo a livello della colonna vertebrale può creare delle problematiche, soprattutto quando l'aria condizionata è diretta al nostro corpo. Quindi un primo consiglio è sicuramente di utilizzare una refrigerazione più ambientale e quindi in un ambiente ampio, piuttosto che un bocchettone rivolto verso di noi, perché questo può provocare delle contratture muscolari che dunque andranno a portare la presenza di una sintomatologia dolorosa a livello della colonna vertebrale, con delle contratture anche della muscolatura paravertebrale che sicuramente possono essere fastidiose. Quindi il consiglio è mai rivolgere il getto d'aria contro il nostro corpo. E la temperatura deve essere sempre regolata, non in maniera netta, perché ovviamente l'aria condizionata può provocare delle problematiche anche alle alte vie respiratorie, alle basse vie respiratorie, quando ci troviamo andiamo incontro a dei cambi repentini e importanti della temperatura ambientale. Andiamo alla piscina di via Solferino a Novara, dove nei giorni scorsi è partito un corso gratuito di acquaticità riservato agli adulti. Sono partiti dei corsi gratuiti per adulti che riguardano l'acquaticità in generale e l'acqua gym. Esatto, sono partiti in collaborazione col comune, abbiamo fatto un piccolo progetto, poi ci era stato richiesto dalle persone che frequentano la piscina e non anche di vengono per un paio d'ore. Abbiamo trovato un'istruttrice qualificata e già da lunedì scorso sono partiti questi corsi. Facciamo un annuncio: che qualsiasi momento le persone che vogliono venire, è tutto gratuito. Il lunedì e mercoledì dalle 10:30 alle 11:30. I corsi consistono in acquaticità, diciamo convivenza con l'acqua, le persone che non sanno nuotare ad apprendere un approccio con l'acqua, a imparare i piccoli passi del nuoto e anche diciamo il piccolo movimento del benessere, della circolazione diciamo delle persone nel benessere quotidiano. C'è anche una istruttrice qualificata che in questo momento sta facendo acqua gym. Esatto. È un'istruttrice qualificata, è un tecnico dell'ente di promozione sportiva dell'ASI, non solo, e fa questi corsi proprio anche in altre attività, diciamo palestre o altre piscine. Per partecipare a questo corso basta presentarsi semplicemente in esatto, piscina. Basta presentarsi qui alla piscina di via Solferino 12 il lunedì e il mercoledì alle 10:30, alle 11:30 e non si paga niente. Specificare che sei qua per il corso. E specificare per il corso, iscriversi, perché io prendo i nominativi perché dovevo fargli un'assicurazione, diciamo un tesseramento alla società, e fanno il corso fino alla chiusura della piscina, fino a settembre, tutti i lunedì e tutti i mercoledì. Ed ora la rubrica enogastronomica Cook-Up ci porta sul lago di Garda alla scoperta di una ricetta davvero gustosa.
Per la nostra puntata di Ferragosto siamo venuti in uno dei campeggi più grandi del lago di Garda, clientela internazionale, Zeno sì. Russo, è alla terza generazione. Qua siamo aperti, aperto i nonni nel 1958. Esatto, esatto, quest'anno è il nostro 65esimo anno di apertura, quindi c'è un bel po' di feste anche in giro, spesso volentieri. E da questa avventura che hanno intrapreso i nostri nonni, mio e di Luca, alla fine hanno portato avanti questa tradizione nelle varie generazioni. Tanti tedeschi, tantissimi, olandesi, danesi, molti clienti del nord, ecco. Quanta gente c'è adesso? Attualmente abbiamo un'occupazione del 100% e teniamo 3.500 persone, sì. Gente che arriva da tutta Europa. Assolutamente, e sì. Insomma, in Italia c'è la pizza ed è quello che ci preparerà il tuo chef, sì, esatto. Adesso per Ferragosto. Esatto, adesso vi porto nel ristorante, di uno dei due ristoranti del campeggio, al teatro, e vediamo come preparano la pizza. E buon Ferragosto. E buon Ferragosto a tutti quanti, esatto. Allora, l'impasto della pizza, intanto bisogna lavorarlo bene, delicatamente. Ovviamente mai toccare i lati quando si stende i bordi della pizza per farla appunto crescere. E stenderla sempre delicatamente, poi pomodoro, bisogna stenderlo bene anche quello, mettere mozzarella oppure bufala, come a sto punto la pizza che ho appena fatto, e metterla in forno delicatamente senza ovviamente da rotonda farla diventare non so quadrata, o bisogna proprio metterla ecco giusta. Poi cottura della pizza. Deve essere sempre ovviamente non bruciata, ma bene, da fare vedere il colore ai clienti, e niente, ecco. Un consiglio per una buona pizza, tra l'altro c'è da dire una cosa sul forno, un forno a pellet. Esatto, sì, è a pellets, perché intanto è come diciamo un forno a legna, si cuoce veramente bene, ogni tanto bisogna guardare se appunto finisce il pellet, perché se resti senza vai a rischio che si spegne il forno, e quindi ogni tanto guardare sopra e caricare il pellet. Quindi pizze, soprattutto in questi giorni, se ne fanno veramente tante. Sì, tantissime, sui 400, 500, si arriva anche a 600 quando c'è tanta gente, ecco. Grazie Matteo. Di niente. Allora la chiudiamo con un cocktail, stavolta analcolico, con il mare del Veneto e della Lombardia e il lago di Garda, un mare molto più vicino a noi che non l'Adriatico, che ci richiama Venezia e altri lidi. Buon Ferragosto a tutti, siamo in calzoncini e oggi la nostra puntata si chiude in allegria. A tutti, ciao! Lo sport, la SD Novarello Walking Football ha disputato un amichevole con una squadra di atleti diversamente abili. Vediamo il servizio. Una giornata interessante perché abbiamo fatto una mista tra le nostre squadre over 50, over 60, con i ragazzi con dei piccoli problemini. È stato molto molto simpatico, sono stati premiati tutti, coppe e medaglie. Quindi una giornata felice per tutti, soprattutto per questi ragazzi che hanno bisogno di essere inseriti ovviamente in un ambiente diverso da loro. Nel walking football abbiamo scelto l'inclusività. L'inclusività significa non ci sono barriere di razza, religione, di stato, per cui in un certo senso siamo anche orgogliosi, perché credo, mi dovrei documentare, ma credo che questo sia la prima volta che si organizza un evento di walking football con degli atleti disabili. E questo è anche il nostro orgoglio, cioè siamo veramente contenti che attraverso gli Street Games siamo riusciti a organizzare anche un evento del genere. Non solo, questa cosa è venuta talmente bene che il gruppo organizzatore, i dirigenti del gruppo disabili che ha giocato nella mista con noi, ci ha già chiesto di organizzare un prossimo torneo, un prossimo evento. Infatti a settembre, probabilmente a Novarello, organizzeremo un'altra sessione di esibizione, ma forse anche un piccolo torneo con questi ragazzi che mi pare che si siano veramente divertiti.
E poi questi ragazzi sono veramente bravi. Siccome loro giocano anche a calcio, giocano nel campionato for special, e qualcuno di loro è anche molto bravo tecnicamente, per cui non mi aspettavo la loro preparazione così a buonissimo livello. Per cui bene, nel senso che non faranno fatica ad acquisire quello che è quelle che sono le regole del walking football. Quindi una volta acquisite poi giocheranno molto bene anche loro. Restiamo in tema ed ascoltiamo ora alcune interviste raccolte sul campo. Sono il papà di un ragazzo disabile e penso che questo sport possa essere come inclusione e come anche possa essere propositivo per i ragazzi disabili, perché si sentono, non c'è contrasto, non c'è praticamente, non è violento, diciamo, come il calcio normalmente, e di conseguenza penso che possa essere una buona opportunità anche per loro come inclusione e come, insomma, a livello sociale, diciamo. È proprio oggi che avete fatto un'esibizione durante gli Street Games, avete proprio giocato insieme. Sì, è stata una bella manifestazione, bellissima, sono stati molto bravi i ragazzi, si sono integrati molto bene con noi e tutti quanti, proprio, ci dovrebbero essere più spesso queste manifestazioni. Lui è un ragazzo praticamente con delle disabilità che però trova sia nel calcio e in questa walkie football oggi ha provato a giocare e insomma si diverte, è importante che siano contenti e soddisfatti loro. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata con i nostri programmi e buon Ferragosto.